E vogliamo ora dare qualche istruzione per l'uso, qualche suggerimento, soprattutto ai genitori, per aiutarli a gestire i bambini in questo periodo appunto di isolamento a casa. Come aiutare i bambini ad abituarsi a questa nuova normalità? Lo chiediamo ad un esperto, al professor Nicola Laforgia, direttore di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'Università Policlinico di Bari, che è stato anche presidente della Società Italiana di Pediatria Pugliese. Salve professore, benvenuto. Buongiorno a voi. Grazie per Buongiorno. aver accolto il nostro invito. Allora, diamo qualche indicazione, qualche suggerimento ai genitori che sono a casa e che appunto devono gestire i bambini in questo isolamento forzato. Intanto mi date un compito piuttosto complicato in questo momento, però proviamo a dirci qualche cosa che possa essere utile, perché io partirei da due considerazioni. Una è quella che i genitori per primi devono mantenere calma e serenità in questo momento, e non è affatto facile se uno pensa anche alle difficoltà di lavoro economiche che per molte famiglie ci sono. L'altra è che anche le famiglie sono diverse, ovviamente, quindi è facile fare riferimento alle famiglie che possono mettere in atto una serie di comportamenti, ma non ci dobbiamo dimenticare di famiglie che magari vivono momenti di grande difficoltà sociale, economica, bambini magari in spazi angusti, bambini che non hanno il minimo di possibilità rispetto a tutti gli altri. Fatta questa premessa, che credo sia rispettosa un po' delle difficoltà che ci sono per tutti, è, come dicevo all'inizio, un momento molto complicato. È un momento complicato e i bambini, ovviamente, sia pure nella loro particolare caratteristica di riuscire ad adattarsi a condizioni che possono essere le più strane, le più difficili, le più inaspettate, possono ovviamente avere delle problematiche relative soprattutto al tempo con cui si sta prolungando questa quarantena. Che dire, io penso che bisognerebbe fare un po' riferimento alle opportunità che si hanno. Mi spiego meglio. Un po' si può recuperare il rapporto genitori-figli che tante volte è relegato solo a pochi minuti o a pochi momenti, magari alla fine di una giornata in cui uno torna stanco e non ha voglia o tempo per dedicarsi ai bambini, e questa può essere, se vogliamo, in una situazione complicata, un'opportunità. Così come può essere un'opportunità cercare di riprendere quelle caratteristiche del gioco manuale che magari si sono perse, cioè un consiglio può essere quello di utilizzare sì i presidi tecnologici, i computer, i tablet, ma magari per disegnare, magari per riprendere quella manualità che tante volte si dimentica, cioè un uso un po' più intelligente della tecnologia. Sicuramente non quello di affidare alla tecnologia il bambino o la bambina perché se la vedano da soli e possano utilizzare il mezzo da solo, perché questo sarebbe quanto di peggio possibile. Credo che sia stata non errata l'indicazione da parte del Ministero a ripristinare la passeggiata, a dare la possibilità ai bambini di prendere un po' d'aria, ed era sicuramente nell'ottica di farli venire fuori da questi ambienti chiusi in cui stanno ormai da settimane. Purtroppo, se non siamo tutti educati a ottemperare a quello che era diciamo, l'idea iniziale, cioè la passeggiata sotto casa, non certo l'aggregazione di più persone, non certo stare a contatto, rischiamo per i nostri bambini e soprattutto rischiamo perché i bambini, che per fortuna sono un po' risparmiati dal grosso problema del coronavirus, che è soprattutto di quelli degli anziani, però possono diventare veicolo e quindi per questo bisogna attenersi alle regole nella maniera più assoluta possibile. Quindi per il momento stare a casa, non uscire, se è possibile fare in modo che però dentro casa si cambi l'aria, si possa uscire sul balcone, soprattutto grazie al tempo che per fortuna è stato molto buono in tutto questo periodo e lo è ancora, e magari inventarsi, come dicevo all'inizio, dei giochi che ci riportino un po' a quella che era la nostra infanzia, piuttosto che alla tecnologia di oggi.
E magari diciamo limitare tablet e smartphone per delle videochiamate con i nonni, con gli zii e con gli amici. Questo sì, è anche un modo per rimanere in contatto. La tecnologia in questo momento storico ci sta dando davvero una grande mano, questo lo dobbiamo ammettere, professor Sì, Laforgia. assolutamente sì. Noi facciamo lezione, oggi ho fatto lezione, facciamo gli esami, abbiamo fatto sedute di laurea grazie alla tecnologia e questo è stato importantissimo perché per gli studenti perdere le possibilità di andare avanti nella loro carriera sarebbero state drammatiche. E anche per i bambini l'uso intelligente della tecnologia può essere un grande vantaggio. Lei giustamente faceva riferimento alle videochiamate, allora magari organizzare la videochiamata con gli altri bambini, con i compagni di scuola, con i compagni di classe e ripristinare, sia pure in remoto, quella che è la situazione che loro vivrebbero nelle aule della classe, magari fare i compiti insieme, inventarsi dei giochi insieme, può essere un'opportunità da sfruttare, assolutamente sì. Senza ombra di dubbio, io la ringrazio per la chiarezza, per questi suggerimenti che saranno sicuramente ben accetti dai nostri telespettatori. Grazie al professor Nicola Laforgia per essere stato con noi e grazie a tutti i telespettatori di Teleradio Padre Pio per averci seguito.